Va bene, ci siamo. Siamo pronti a inviare la lettera di sfida. Ma prima direi di cucinare ancora qualcos'altro. Anzi, di cucinare tutto quello che possiamo cucinare. Quindi io spaccherei ancora di hot pot finché riusciamo. Ecco qua. E anche il sushi di Osaka, perché alla fine è utile. Ancora del curry di Kyoto. Allora, perfetto, ho praticamente consumato tutti quanti gli ingredienti a mia disposizione. Ed è il momento allora di inviare la lettera di sfida. Dobbiamo preparare una lettera di sfida all'altezza. Hai pensato a cosa scrivere, Zenkichi? Quello che sto cercando di capire al momento. Ehi, non prendetevela con me se non suona strana. Ricordate che l'avete chiesto voi, ok? Dopo quello che ha fatto passare ad Akane, dobbiamo assicurarci che funzioni, che lo metta in imbarazzo. La consegna della lettera di sfida è solo l'inizio. Contiamo su di te per completare il lavoro, Zenkichi. Sì, sì, ci scommetto. Siete dei veri schiavisti, sapete? Quella sera, senza spiegarci come hanno fatto a rapinare un cazzo di dirigibile... Ah, li buttano giù, ok. Così ha senso. Così ha senso, va bene. Ma io mi chiedo, la stamperia che va a stampare tutte ste cose, dov'è? Chi è che li stampa tutti sti biglietti? È bellissimo! Come fa a prenderla al volo la gente? Bellissimo! Madonna, questa è tipo la più bella che hanno mai fatto! I ladri fantasma, impossibile. È il tiranno criminale mascherato da Doe, il signor Akira Konoe, a cui da qui in poi ci si riferirà come parte A. La parte A ha offeso molteplici innocenti, ostentando un falso senso di giustizia e incolpando un suo dipendente di omicidio. Come se non bastasse, la parte A è colpevole di aver ingiustamente imprigionato un gruppo di minori. Pertanto, oltre a emettere un mandato di cattura per i crimini compiuti dalla suddetta parte, questa sera i ladri fantasma compiranno uno dei loro celebri furti, recuperando ogni singolo desiderio che hai ghermito. È una specie di scherzo! Emma, che diamine sta succedendo? Pensavo che li avessimo intrappolati nella prigione. Impossibile risponde, si prega di porre una domanda differente. Risparmiami certe stronzate, Emma. Sono io il tuo padrone, rispondimi, maledizione. Impossibile risponde, si prega di porre una domanda differente. Impossibile Maledizione. Pensare di potermi risvegliare il cuore, piccoli mascalzoni. Non verrò sconfitto così facilmente. Bello! Recuperare ogni singolo desiderio? Pensate di potermi derubare? Sciocchi, sono l'eroe che ha risposto alle preghiere di queste persone. I ladri fantasma sono il male che ostacola il cammino. Fatevi sotto allora, vediamo chi risveglia chi. Mi chiedo a cosa sia debole. Non lo so, forse a nulla. È pur probabile. Konoe sta probabilmente perdendo la testa in questo momento. Distribuire lettere sfruttando il dirigibile del nemico. Che strategia impeccabile. Quanto volete scommettere che la polizia sarà già tutta a bordo di quell'affare? Ah, oh, chissà che tristezza quando scopriranno che stiamo trasmettendo da remoto. Ottimo lavoro, Mone Zenkichi. Diamine, quel marchingegno che hai assemblato era davvero fantastico. Complimenti anche a te, Sofia. Ho soltanto sondato il web in cerca di un progetto che facesse al caso nostro. Non ci creerà problemi averlo lasciato sul dirigibile? No, l'ho costruito con della spazzatura che puoi trovare pressoché ovunque. Siamo puliti. Konoe avrà senz'altro saputo della lettera ormai. Già, ma a tal proposito, non potevi metterci un po' più di pepe, non netto? Al tiranno criminale mascherato da Roy, il signor Akira Konoe, a cui da qui in poi ci si riferirà come la parte A. Parte A ha offeso molteplici innocenti, ostentando un falso senso di giustizia e...
La parte A. È un mandato di cattura, c'è qualche problema? Doveva essere una lettera di sfida. Che cazzo è sta merdata della parte A? Oh, sta zitto. Beh, però loro i detti da quello che ha mandato in vacca la sua battuta. Ehi, te l'ho già detto, l'ho mandata in vacca. Noi ce li rivenderemo. Era interessante. Hai ragione, era proprio nel suo stile. Era una cosa diversa. Va bene, fa niente. Se le cose andranno come devono, sarà la nostra ultima lettera. Ultima lettera di sfida. Metto un po' di tristezza a pensarci. Ehi, quella battaglia è appena cominciata. D'accordo, andiamo, è ora del gran finale. Finale che secondo me non sarà tale. Secondo me il gioco finirà dopo agosto. Ci mancheranno ancora un po' di giorni prima di finirlo. Facciamo un salvataggio. Passiamo all'ultimo checkpoint. Siete tutti pronti? E così questa è la battaglia finale. Risvegliamo il cuore di Konoe e mettiamo fine a tutto questo. Già, mettiamocela tutta. Io mi porterei però due healer. Mi porterei anche Makoto, ma non saprei. Va bene così, dai. Zenkichi, Yusuke, Sofia e io. Dai, alla fine ci sono anche io come healer. Posso gestirmela un pochino. Non sono meglio di Sofia, però. Già un nemico? Ah, beh, c'è la catenona. Ok, la serratura è aperta, come pensavo. È il momento di salire su quelle catene. Sì, però è anche il momento di evitare il nemico. Ce ne sfuggiamo prima che si accorge di noi. Pa pa. Perdona l'attesa, coglione col pizzetto. Siamo qui per raddrizzare il tuo cuore distorto. Ci riprenderemo i desideri. È così, eccovi. Un caloroso benvenuto ai terroristi che giocano coi cuori degli altri in nome della loro ipocrita giustizia. I famigelati ladri fantasma. Da che pulpito? Tu che hai preso il controllo di chiunque volessi, più e più volte. E hai persino cercato di farci passare per un branco di assassini. Sei tu il vero cattivo qui. A quanto pare non vi rendete ancora conto di quanto siamo simili. Che cosa? Siamo uguali, sia io che voi detestiamo questa società corrotta. E lottiamo giorno dopo giorno per combatterla. Con il nostro potere di risvegliare i cuori, ci battiamo per innescare il cambiamento nelle masse. Non prenderti in giro? In che senso? Non prenderci, forse intendevi. Non prenderci in giro, non sei per niente uguale a noi. Sappiamo tutto del tuo passato, deve essere stato terribile. Tuttavia, ciò che stai facendo ora non ti rende migliore di un comune criminale. Risveglio i cuori per annientare la malvagità di questo mondo. Non siamo quindi essenzialmente uguali. Sto semplicemente istituendo un sistema per mantenere l'ordine. E creando i monarchi mi sto assicurando che tutto vada secondo i piani. Di che stai parlando? Quando il mondo cognitivo mi si è mostrato, l'ho inteso come un atto di rivelanza divina. Era mio diritto di nascita cambiare questo pianeta. Pianeta dimenticato da Dio. Con il mondo cognitivo nelle mie mani, potrei spazzare via il male della faccia della terra. Non sprecherei un dono così incredibile. Ma per realizzare questo sogno, avevo bisogno di un mondo che fosse possibile controllare. Controllare? Che intendi dire? Mi serviva un mondo che mi permettesse di obliterare anche la più piccola traccia del male dal subconscio delle persone. A tale scopo mi era necessario qualcosa che potesse raggiungere e sottomettere chiunque. Sì, l'IA si è presentata come soluzione al problema. Pertanto il passo successivo è stato acquistare Emma e fornirle nozioni di scienza psicognitiva presso il laboratorio di ricerca di Okinawa. Infine Emma ha creato le prigioni, mondi cognitivi unici in cui nessun cuore, nemmeno il più freddo, può resistere al risveglio. Stai dicendo che è stata Emma a creare le prigioni? L'ho detto che Emma era una mente unica da sola. Quindi è per questo che le prigioni restavano in piedi anche dopo aver sconfitto i monarchi. Attenzione, le prigioni non sono perfette. L'area di influenza di una prigione copre a malapena una città. Bizzarro che un potere così fenomenale abbia una portata così limitata. Per risvegliare i cuori di tutta l'umanità mi serve niente meno che un esercito di monarchi. Ergo ho iniziato a radunare pedine, pupazzi impotenti e piagnucolosi che si sentivano senza speranza, proprio come me da piccolo. E sapete cosa succede quando concedi a persone del genere il potere di risvegliare i cuori? Accolgono il loro nuovo potere abbracciato aperte.
E sfruttando Emma per guidarli, metterli sotto controllo era un'impresa da nulla. Con i monarchi che ho selezionato personalmente, potrei risvegliare i cuori della marmaglia infetta che si sente a casa in questo mondo corrotto. Con i monarchi al mio comando, potrei risvegliare i cuori di chiunque osi sgarrare. Questo era l'obiettivo finale, l'operazione Oraculi. Ma voi ladri fantasma, dovete per forza spuntare e rovinare tutto. Perciò quando abbiamo iniziato a svuotare le tue prigioni hai temuto che il tuo piano potesse fallire. Ed è per questo che hai manipolato la polizia e trasformato Akane in un monarca. Era tutto un tentativo di fermarci. Non è troppo tardi, posso ancora eliminare questi ostacoli e ricominciare da zero. Non sottovalutarci. Sei così ingenuo, ma prima o poi anche tu capirai. Combattete quanto volete, il massimo che potete fare è risvegliare i cuori di pochi miserabili. Non capite che il mio metodo è immensamente più efficace? Perciò tutto andrà bene fin tanto che sarai tu a prendere le decisioni. Chi ti credi di essere, una qualche divinità? Stai soltanto imponendo le tue idee agli altri. Che logica dissennata. Insomma, quando siete voi a risvegliare i cuori va tutto bene, ma se lo fa qualcun altro è sbagliato? Ho eretto un'intera infrastruttura per risvegliare i cuori. Ho reso possibile ciò che per voi era impossibile. Come eroe, regnerò sull'intero mondo, con giustizia infallibile. Hai usato Akane per questo tuo ridicolo piano. Era solo una ragazzina innocente. Tutti i monarchi che hai creato avevano subito un trauma, eppure li hai trattati come strumenti, giocando persino con le loro vite. Non sai un accidente di cosa sia la giustizia. Dunque, credete che avreste potuto salvarmi? Mettiamo che all'epoca voi foste già in circolazione. Avreste potuto salvarmi da mio padre. Non sapevo dove fuggire, ero troppo spaventato. Un bambino indifeso abbandonato alla sua miseria. Ebbene, avreste potuto davvero salvarmi? Se avessi mandato una richiesta sul fansite, sì, visto che l'abbiamo già fatto più e più volte. Persino adesso ci saranno senza dubbio altri costretti a crescere nel medesimo inferno. Eppure non avete fatto nulla per aiutarli. Beh, questo è... Vi limitate a debellare la malignità in cui incappate per puro caso, ma non salvereste mai tutti. Io, tuttavia, possiedo il potere di cambiare l'intero mondo. Nessuno dovrà mai più soffrire come ho fatto io. E per farlo serve qualcosa che va oltre ciò che i ladri fantasma possono offrire. Qualcosa di più di qualche infantile fantasia eroica. Ma quella non è giustizia. Non fai altro che soggiogare chiunque. Li stai privando della loro libertà, di ciò che sono. Qual è la differenza? Entrambi risvegliamo i cuori degli altri contro la loro volontà. Per cui in che modo sarei diverso da voi? Non capisci? Cosa? Per te risvegliare i cuori di qualcuno equivale ad imprigionarlo, mentre ladri fantasma significa liberarlo. Potrai anche rubare desideri come loro, ma i ladri fantasma donano speranza alle persone. Forse non te ne rendi bene conto, ma io penso che in cuor tuo tu sappia perfettamente di non essere affatto come loro. Pare non abbia senso discutere ancora con voi. Se non possiamo raggiungere un'intesa, solo una fazione potrà sopravvivere. È tempo di stabilire chi, tra noi, percorre davvero la via della giustizia. Akechi 2.0, anche lui pensava di essere nel giusto e nella giustizia. Ah! Bene, robottone gigante, fantastico. Oh, bella! No, io ho già capito. Prima dovremo combattere il robottone, poi dovremo combattere lui, sicuramente. Bellissimo però. No, e dai, è un Gundam. No, ti prego, una sfida in due parti no, però. Catroia, quanto è grosso. River in the Desert Remix, bello. Sono l'esecutore della giustizia, l'eroe che spiazzerà via il male dalla faccia della terra. Preparatevi, ladri fantasma. Farò pezzi il vostro illuso senso di giustizia con le mie stesse mani. Vediamo, sicuramente Mega Zephyrman.
Porca troia, resiste a tutto ma è debole solo al fulmine e al nucleare. Wow, ce l'ho qualcuno. Zio Dain. Merda, calmi tutti. Allora, fermo. Vediamo cosa posso fare. Aumentiamo la difesa di tutti. Calmo. Ma aspetta, gli attacchi fisici però non resisti. Ah, e vedi il barbatrucco dove stava. Però mettiamo Raja Naga. Così spariamo un po' di Zio Dain a raffica. When a hard time you begin for nothing. Lama tempesta. Calmo, calmo, calmo. Sta volando lo stronzone. Mamma mia. Calmo, e che è quella roba? Ci sono i missili che mi inseguono. Non si muove più, si è surriscaldato. È la nostra occasione, fuoco a volontà. Non riesco, come faccio a puntarlo? Da qui. No, Reigan, spara. Oh. Colpisci, 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 colpisci. Ancora. Mi sa che non l'ho preso mai. Aiuto, dove stai andando, Yusuke? Colpisci. Non credo di averlo colpito. Che è stato quell'attacco? Calmi tutti. Missili, missili, sono intrappolato. Mi ha stannatissimo con i missili però, Ecco fatto, lama tempesta. Mi sa che la railgun serve solo quando vola. Scappa dai missili, scappa dai missili. Colpo mortale. No, 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 no. E dai, stavo già girando in mezzo alle gambe. Di nuovo voli, Calmi tutti. Calmo, non usare attacchi tempesta. Aia. Colpimi, vai, 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 vai. Esci da... Bersaglio, colpito. Mamma mia, ti devasto sto robot di merda. Spacco te di sto robot. Aspetta che sfuggo ai missili. Dai però. Madonna mia. Uno, due e tre.
Oh, calmo. Aspetta che... Vabbè, li ricarico dopo. Colpito. Vai ancora. Valjean! Mamma mia, ti devasto a te sto robottone del merda. Assaltiamolo e distruggiamolo. Ottimo finale con l'assalto, devo dirlo. Però adesso arriverà lui, combatterà e sarà mega veloce. Sicuro, sicuro, ci scommetto. Sarà iper rapido. Mamma mia, che cattiveria, è esploso. Ehi, tutto qui. In realtà ha detto ce l'abbiamo fatta. Yatta? Bella però l'entrata così. L'entrata così te la dico, sei stato uno dei più fighi che abbia mai visto fino adesso. E c'ha la spada laser, ovviamente. Bello, non mi dispiace. Non mi dispiace per niente. Vero, non deve cadere. Non può farsi sconfiggere dal male. Sarà anche il nostro nemico, ma ha una certa tecnica, dobbiamo ammetterlo. Mech e non Mech, questo tizio sta veramente alzando l'asticella. Fate attenzione, ragazzi. Aia, che male. Becca. Mamma mia, una sfida tra spadoni qua, È una sfida fra samurai a vecchio stile qua, Mamma mia. Tizio armato di katana contro tizio armato di spada laser. Vabbè, però è così frenetica che mi sta piacendo un pottio questa. Questa è tipo la battaglia più bella che abbiamo fatto in questo gioco finora. Mi spiace dirlo per tutti gli altri, ma è la più bella. Come sono morti gli altri due? Scusami, ero troppo preso dalla battaglia io. Ribettiamo in vita Sofia. Allora, calmi, diamo il cambio a Sofia. Le ridiamo un po' di SP. Ecco, fatto. Le faccio riportare in vita anche Joker. E faccio curare tutti quanti. Calmo un attimo qua, Colpito. E basta un po'. Bastardo. Ti piace fare lo spaccone, vedo, 2 e 3. E allora beccati questo. Akira l'eroe. Ti prego. Megiddo. La sto usando un po' per... come scusante, usare Megiddo per usare il coso della cura. Quello degli SP. Sì, lo so, sto sfruttando un sacco il Megiddo giusto per fare un filino di danno extra. Ti sarebbe piaciuto, stronzone?
Raffica! Dio santo, ti sfondo! Aspetta, dov'è il hotpot? Perfetto! Due e tre! Si sta per trasformare? Due e tre! Mamma mia, ti spacco la faccia! Cambio? Allora, tu cosa sei debole? Sempre al fulmine, comunque. Scappate! Assaltiamolo! Vediamo. Perfetto, morto con l'assalto. Che bello. Che bel finale. Mi dispiace, ma hai perso. Bel finale. Questo tutta la vita. Tutta la vita Loga. 14 punti, non male. No, non ancora. L'eroe non può essere sconfitto in questo modo. Sono l'esecutore della giustizia. Quella non è giustizia. Vorresti scommetterci, Joker? Le nostre definizioni di giustizia sono identiche. Coso, nemmeno noi sappiamo cos'è davvero la giustizia. E non intendiamo nemmeno dire che le nostre azioni sono sempre giuste. Ma di certo, non ce ne resteremo in disparte mentre tu comandi tutti a bacchetta. È vero, ci sono giorni in cui vorrei unicamente immergermi nelle mie opere e altri in cui preferirei passeggiare per la città. Ci sono anche giorni in cui desidero soltanto passare del tempo con coloro che mi sono vicini. Ma gettar via tutto questo e non far altro che obbedire ciecamente a ciò che mi dice la persona che ho di fronte, beh, a quel punto non sarei nient'altro che uno schiavo del destino. Stai soltanto privando le persone del loro sacrosanto diritto di scegliere per se stesse e della loro libertà. Alla fine dei conti non c'è poi molta differenza rispetto a ciò che ti ha fatto tuo padre. Sopprimere ciò che ci rende umani è esattamente quel male che tu affermi di detestare. Stai dicendo che sono io quello malvagio? Ognuno è artefice del proprio destino. Non permettiamo agli altri di vincolarci. E lo facciamo perché vogliamo percorrere le nostre esistenze a modo nostro. Ma se crollo adesso, che ne sarà del mondo? Non esistono eroi. Sono l'unico che può salvarlo. Ne sei sicuro? Ho visto i monarchi e le persone a cui hai risvegliato il cuore. Non sembravano per niente felici. Dubito che tu abbia mai salvato qualcuno con ciò che hai fatto. Sai, Konoe, il male è imperverso ovunque nel mondo. E c'è un sacco di feccia là fuori per cui non c'è speranza di redenzione. Ma ci sono anche altri, come ladri fantasma, che si rifiuta di gettare la spugna. E sempre là fuori ci sono persone che, grazie a questi ragazzi, hanno trovato il coraggio di rialzarsi dalle profondità dell'oscuro inferno. Gente che è riuscita a risvegliare l'eroe che è dentro di sé. Non è così che rendiamo il mondo un posto migliore. Quello che stai cercando di fare finirà per eliminare quegli eroi. Alcuni spariranno ancora prima che gli sia concessa l'opportunità. Chi può essere davvero in pace se è costretto a vivere la sua esistenza in quel modo? Finirei per eliminare gli eroi. Konoe, non è la gente ad aver bisogno di essere salvata. Se c'è qualcuno da cui serve, quello sei tu. Da quando hai ucciso tuo padre, tanti anni fa, non hai fatto altro che fuggire. Marcio come lui, costretto a convivere con il dolore di aver ucciso il sangue del tuo sangue, con il fiato delle autorità sul collo. Eri solo e per proteggere te stesso non potevi fare altro che diventare più forte. Io... hai ragione. Io... ho ucciso mio padre e ho mentito per fuggire dalla punizione. L'ho chiamata giustizia, sperando che non arrivasse mai il giorno in cui avrei dovuto affrontare la verità. Ma ciò che ho fatto all'epoca è stato semplicemente malvagio.
Allora sai cosa devi fare con noi. L'eroe che vive in te deve salvarti da quella malvagità. L'eroe che vive in me devo salvare me stesso. Adesso ho capito. È sempre stato con me, fin dal principio. Molto bene, ammetto la sconfitta. Confesserò i crimini e accetterò la mia punizione, qualunque essa sia. E distruggerò anche Emma, avete la mia parola. Ladri fantasma, se posso, vorrei soltanto chiedervi di dimostrare al mondo che sono stato sconfitto dai veri eroi di questa storia, quelli con un autentico senso di giustizia. Ce ne occuperemo noi. Grazie. Non era il momento di fare i sarcastici, ma noi siamo ladri, non eroi. E allora, finiamocela da qui, ragazzi! Animazione e via. Almeno quando uscivano da un palazzo c'era sempre il filmato una volta. Adesso transizione, cerchietti e via. Ah, ci è mancato un pelo. Gabbia dell'arroganza infranta. Ma ce l'abbiamo fatta. Ora non ci resta che aspettare e vedere. Di certo abbiamo scoperto molto. Emma, il grande piano di Konoe. Konoe ha detto di aver fatto apprendere a Emma la scienza psicognitiva al fine di creare le prigioni. Disattivando Emma, anche le prigioni dovrebbero finalmente scomparire. Per cui, anche la nostra reputazione è salva, giusto? Beh, quello dipende dalla confessione di Konoe, ma sono abbastanza ottimista in merito. Eh? Che c'è di così divertente? Niente, ripensando alle cose che hai detto prima, è stato bello sentirti parlare così di noi. Concordo, anche se in tutta onestà, non tutto quello che ha detto Konoe mi sembrava sbagliato. Tuttavia, Zenkichi, le tue parole mi hanno ricordato precisamente cosa combattiamo. È uno dei motivi più importanti per cui abbiamo dato vita ai ladri fantasma: infondere coraggio alle persone. Già, quel discorso è stato una bomba, Zenkichi. Devo congratularmi. Altre lodi così inizierò a pensare che siete fieri di me. Comunque, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quindi per ora mangiamo un boccone. Oh sì, banchetto Osaka, secondo round, arriviamo! Allora diamoci una mossa. Voglio spiedini fritti, ravioli al vapore, okonomiyaki, cavoli, cos'altro. Non abbiamo fatto altro che ingozzarci da quando siamo ad Osaka. Siete giovani, non dovreste preoccuparvene. Oggi offro io, ordinate ciò che volete. Wow, il nonnetto ha un cuore d'oro! Penso io alla ricerca, troverò qualsiasi ristorante vogliate. Ed ecco che entra in scena la nostra super guida turistica. Diamine, non esaltatevi troppo, ragazzi. Ci sono grandi cambiamenti all'orizzonte, ricordate? A Osaka ci sono anche un sacco di sushi bar di primo ordine. Sushi! Che cosa stiamo aspettando? Piano, non scordiamoci dell'hot pot di Fuguga e Granchi. Ancora con l'hot pot, vabbè, ci sto. Ehi, andateci piano, ragazzi. Percepisco un forte legame con i miei amici. Oh, l'ultima abilità. Gli ancora uno fanno recuperare SP, non ho visto. Però recuperare SP non è male, anzi, questa qui la prendo volentieri. Luogo della conferenza stampa. Madissa. Sono Akira Konoe, fondatore del CEO di Madissa. A nome della società ho un annuncio di vitale importanza da fare. Di recente ho dichiarato che i ladri fantasma avrebbero preso di mira la mia azienda nel tentativo di screditarla. Intendo ammettere che si è trattato di una completa invenzione, senza alcun fondo di verità. Oh. Io, Akira Konoe, sono il vero colpevole. Ho architettato un piano per accusare i ladri fantasma di complotto terroristico, al solo fine di celare i miei atroci crimini. Nello specifico, per poter abusare di Emma e ottenere il controllo dei cuori delle persone. Confesso pubblicamente che l'app dell'assistente virtuale Emma include una funzionalità che mi permette di manipolare le persone. Sfruttando un linguaggio specifico, ho potuto risvegliare i loro cuori e costringerle a fare ciò che desideravo. Sì, si tratta essenzialmente di un lavaggio
lavaggio del cervello e ho decine di prove che lo dimostrano l'efficacia. L'epidemia di risvegli del cuore che ha afflitto questa nazione è stata interamente messa in atto da me. Dominando i cuori delle persone, le ho costrette a eseguire i miei ordini in tutto il paese, spingendole anche a compiere orribili crimini. Ciò ha causato anche la morte di Shuzu Bukukata, ricercatore capo della nostra struttura di ricerca a Okinawa. Piuttosto che assumermi la mia piena responsabilità delle mie azioni, ho scaricato ogni colpa sugli altri fantasma. Devo purtroppo confessare che i miei crimini non finiscono qui. Ho ucciso mio padre, ecco, più di 20 anni fa. Ho sostenuto che mio padre fosse stato ucciso durante un furto in casa. Mentre in realtà, a ucciderlo, sono stato io. Ho tolto la vita a mio padre, poi ho cercato di incastrare qualcun altro del mio crimine, onde evitare qualsivoglia ripercussione. Questi sono i reati che ho confessato a tutti voi. A partire da oggi, mi dimetto dalla mia posizione di CEO di Madis e mi costituirò alla polizia. Emma verrà smantellata, l'IA verrà cancellata dai server. Ognuna di queste terribili azioni è stata compiuta unicamente a causa dei miei desideri egoistici. Quindi ora sono tenuto a fare la cosa giusta e a consegnarmi alla giustizia. No, Konoe. Però non ha parlato di Uwada. Ma magari c'è qualcosa scritto nei documenti, sicuramente. Dominare i cuori delle persone, dice sul serio. Un secondo, Emma, cioè quella Emma, l'app. Oh merda, voglio cancellarla subito. Konoe-san, pensavo che fosse l'eroe di questa nazione. Lo sapevo che i ladri fantasma erano i buoni. Ci hai provato. E vai. Sì, ha funzionato davvero. Una vittoria in rimonta per i ladri fantasma. Abbiamo battuto la mente criminale. In caso è finalmente chiuso. Non appena confermeranno la disattivazione di Emma, il nostro lavoro potrà dirsi concluso. Sì, fatto quello, la palla passerà nelle mani della polizia e del tribunale. In effetti sto andando a prelevarlo proprio ora, in questo momento. Buona fortuna. Spero che vada tutto bene. Già. Vabbè, io vado. Ciao. Un attimo di silenzio. Ciao. Beh, che facciamo noi altri? Probabilmente dovremo aspettare fino a domani per avere novità sul caso. A questo punto credo che dovremo rientrare a Tokyo. Insomma, siamo quasi giunti alla fine del nostro viaggio. Credete di concludere in bellezza con un bel giretto turistico? Pare che Osaka sia ricca di mete apprezzabili. Oh, mi sembra un'ottima idea. Ehi, Phoenix. No, strano. Quindi appena le prigioni spariranno, il nostro viaggio sarà terminato. È letteralmente volato. Hai ragione, è proprio volato. Ehi, Phoenix, ti ricordi dell'accordo che abbiamo fatto? Che mi sarei unita ai ladri fantasma e in cambio avrei appreso di più sul cuore umano? Ho vissuto un sacco di esperienze nel corso di questo viaggio e ho imparato ogni sorta di emozioni. Eppure continua a non comprendere davvero il cuore. Per tutto il tempo ho continuato a pormi la stessa domanda. Qual è la differenza fra voi e Konoe? Sta cercando di aiutare le persone, no? E anche i ladri fantasma hanno lo stesso obiettivo. Tuttavia tutti sostengono che Konoe abbia sbagliato. Cosa c'era che non andava in lui? Il fatto che fosse solo. È vero, Konoe non aveva al suo fianco compagni fedeli come voi. Ma doveva esserci qualcos'altro. I ladri fantasma conducono l'esistenza seguendo le loro convinzioni, ma Konoe e i suoi monarchi non avevano questa possibilità. Per vivere come vivono i ladri fantasma serve un cuore forte. Quando il nostro viaggio sarà terminato, non sarò più in grado di aiutarvi e il nostro accordo potrà dirsi concluso. E se le prigioni scompariranno, non potrò più scoprire nulla su me stessa. Cosa dovrei fare? Se avessi un cuore forte come i ladri fantasma, forse potrei scegliere il mio cammino. Aspetta un attimo, Sofia. Credo che tu ti sia fatta l'idea sbagliata. Solo perché torniamo a Tokyo non significa che il vostro accordo sia concluso. Giusto, Phoenix? Non è ancora finita. Davvero? Pensi che stia scherzando? Le prigioni potranno anche scomparire, ma abbiamo comunque imparato tanto da questo viaggio. E deve pure esserci qualche indizio sul tuo passato qui nel mondo reale. Per cui che ne dici se ci mettiamo tutti insieme a cercarlo, Phoenix? Puoi contare su di noi. Oh, voi due. Forza, non farmi emozionare. Siamo tutti amici qui.
Sentiti libera di restare nel telefono di Phoenix finché vuoi. Anzi, la compagnia è ben accetta. Resta con noi. Grazie. Ehi, cosa vi trattiene, ragazzi? Ops, mi sa che stiamo rallentando tutti. Andiamo. Oh. Ah, ormai aumenta di poco il legame. Sede centrale di Madis, Osaka Reception. Signor Kuroe, che sta succedendo? Tutto ciò che ha detto era vero? Per favore, calmatevi. Sono certa che il signor Kuroe avesse delle buone ragioni per... Va tutto bene. Ammetto di avervi creato un sacco di problemi. È stata tutta colpa mia. Sto per andare a costituirmi la polizia. Perdonatemi se abbandono l'azienda in questo stato. Signor Kuroe... Ci permette di risparmiarle la fatica? Mi scusi, chi siete? Siamo della polizia. Akira Konoe, lei è in arresto. Le risparmio le renko delle accuse. Com'è bello ricambiare lo sfavore, Akira Konoe. E lei sarebbe... il padre dell'ultimo monarca che lei ha istituito. Oh. Ha manipolato e giocato con innumerevoli vite e non è servito a niente. Ha persino sfruttato una ragazzina innocente e è in lutto per il suo tornaconto. È tempo di assumersi le responsabilità per ciò che ha fatto. Mi dispiace tanto. Ero così disperato. Ho trascurato un aspetto così importante, il libero arbitrio. Stavo per stradicare ciò che ci rende veramente umani. Mi sono rivelato tale quale a mio padre. In piedi, potrai raccontarci tutto una volta in centrale. Specialmente sul legame tra Wada e i pezzi grossi del nostro dipartimento. Non c'è nulla che lei possa fare per meritarsi il mio perdono. Ma la sua confessione potrà salvare la vita a un sacco di persone. È quello che voleva, no? Ora tocca a lei fare l'eroe. È tutto nelle sue mani. Oh, Zenkichi. Cosa diavolo sta succedendo? La conferenza stampa di Konoe. Non dirmi che i ladri fantasma sono arrivati fino a lui. Capisci cosa significa? Si confessa tutto, siamo insigniti entrambi. La colpa deve ricadere su di lui. Fai in modo che non si possa risalire in alcun modo a me. Anzi, potremmo fare di nuovo come con il segretario. Ehi, mi stai ascoltando? Rappresentante Wada? Che ci fa qui? Un momento, che cosa stavo facendo finora? Noni? Cosa? No, il suo cuore! Qualcuno ha risvegliato il cuore anche di questo tizio. Ah, si sta facendo tardi. Chissà se gli altri sono ancora fuori a divertirsi. Penso proprio di sì. Nuova richiesta? Vi state godendo Osaka, ragazzi? Fra un po' daremo una festa, quindi non mangiate troppo. Vediamoci fra un'ora. Vuol dire che ci sarà una festa? Oh, brava Lady Anne, è stata molto premurosa a invitare tutti. Ovvio. Ma manca ancora un'ora all'appuntamento. Abbiamo ancora un po' di tempo libero. Che facciamo? Che ne dite di visitare Tenboto? Mi piacerebbe guardare la città dall'alto. Ah, ora che mi ci fai pensare, non siamo ancora saliti lassù, vero? Invita qualcun altro a venire con noi. Oh, di nuovo, che bello.